Buon pomeriggio, 14:30, credo abbastanza puntuali come al solito. Dico subito in inizio di diretta che purtroppo non sono in condizione in questo momento di dirvi quando andremo domani in diretta perché domani mattina partirò per Roma e domani nel pomeriggio siamo impegnati in aula con votazioni, per cui non è semplice per me riuscire a capire se riuscirò a staccarmi e quindi dovrete accontentarvi di un avviso probabilmente volante. La cosa che voglio dire però è che, come sapete, questa diretta va appunto alle 14:30 di solito nei giorni feriali e cercheremo di tenere più o meno quell'orario se dovessimo avere almeno una pausa di pranzo. E quindi vi avviserò, come ho detto all'ultimo momento. Quello che chiedo adesso, come al solito, è di premere questa freccetta dove leggete condividi in modo tale da poter allargare appunto il pubblico di queste dirette. E potete fare la stessa cosa anche con il video che resterà poi sul mio sito ivanscalfarotto.it, sul canale YouTube e naturalmente su questa pagina Facebook. Quindi, se non riuscite a seguirmi in diretta, poco male, questi 15 minuti giornalieri li trovate comunque in rete, sono facilissimi da trovare. Detto questo, io volevo cominciare innanzitutto con una comunicazione di servizio che mi sembra molto importante. Oggi 10 settembre, lunedì, alle ore 21, Matteo Renzi sarà a Milano alla festa, dell'unità qui del capoluogo lombardo, qui a casa mia sostanzialmente. La festa si tiene in Darsena, quindi in piazza 24 Maggio, e per cui se siete in zona, mi raccomando, vediamoci questa sera. Se riuscite tra l'altro ad avvicinarvi e salutarmi, mi fa ancora più piacere, così ci conosciamo personalmente. Quindi appuntamento stasera 21, festa dell'unità di Milano con Matteo Renzi. Altra notizia, due notiziole di colore, di quelle che poi ci dà sempre il governo giallo-verde, ma poi insomma di colore neanche tanto, perché poi sono anche sostanzialmente notizie, alla fin fine la mettiamo un po' a ridere, probabilmente per non piangere. Però una è che si è scoperto che il presidente del Consiglio Conte non ha ancora rinunciato alla cattedra di diritto privato a Roma. Sapete che c'era stata questa polemica, naturalmente il pensiero che il presidente del Consiglio in carica, invece di preoccuparsi di governare l'Italia con tutte le sue complessità e tutte le sue difficoltà, tra l'altro un lavoro che conosce poco perché, come sappiamo, la sua nomina è stata frutto di eventi rocamboleschi. Appunto, il Presidente del Consiglio, invece di concentrarsi su questo, sta preparando il concorso a cattedra, un po' fa pensare che probabilmente ritenga che il suo lavoro non sarà un lavoro per molto tempo, quindi che probabilmente c'è bisogno di trovare una sistemazione più, come dire, più permanente rispetto a quella che evidentemente ritiene essere un po' precaria, questa Palazzo Chigi, ma poi al di là appunto del evidente conflitto di interessi, tra quello che dovrebbe fare e quello che sta facendo, cioè il professore universitario che ancora si sente, il problema è che lui comunque costituisce una delle più alte cariche dello Stato. L'Università di Roma è un'università statale e pare molto strano che il Presidente del Consiglio possa andare a presentarsi davanti a quelli che sono sicuramente dei suoi colleghi, i componenti della commissione, ma è evidente che trattandosi di università statale che vive di contributi statali, oltre che delle tasse universitarie, ma evidentemente è un'università che appartiene allo Stato, il fatto che il Presidente del Consiglio si presenti a fare un concorso nei confronti, diciamo, misurandosi con concorrenti che non hanno la sua posizione, sembra una cosa veramente strana, ma devo dire, poi da ogni parte si guardi questa vicenda è veramente un po' buffa, perché io davvero penso che nessuno abbia mai sentito in nessun posto del mondo che uno, mentre sta facendo il presidente del Consiglio, si predispone a fare un'altra cosa e si preoccupa soprattutto di questo, perché poi sapete che Conte aveva anche mancato un consiglio dei ministri, adesso è legittimo pensare che lui non vada ai consigli dei ministri per prepararsi per il concorso, ma è veramente una cosa che non sta in piedi. Abbiamo un'altra cosa sulla quale sorridere, ma insomma, sorridiamo per non piangere. È questo siparietto di oggi che c'è stato tra, anzi di ieri, che però oggi è apparso su molti siti, sta girando moltissimo sui social media. Questo siparietto tra Luigi Di Maio e Michele Emiliano, nel quale Di Maio dice al presidente della Regione Puglia: per Matera che cosa state facendo? Al che Emiliano si gira e mettendosi la mano davanti alla bocca dice: guarda che Matera è in Basilicata. Ora naturalmente
Stanno venendo fuori ricostruzioni per cui Di Maio naturalmente sapeva che per Matera, capitale europea della cultura, la regione Puglia sta facendo alcune cose, quindi nel chiedere che state facendo per Matera voleva dire non per la città di Matera, ma per quella particolare manifestazione. Certo è che Di Maio è molto sfortunato perché insomma gli capitano sempre queste cose qui. Oggi abbiamo il corpo umano fatto del 90% di acqua, domani abbiamo il generale Pinochet, che era il dittatore, non so più se della del Venezuela o della Colombia, di quale stato sudamericano, tutti tranne quello giusto. E sfortunato, diciamo così, il nostro pluriministro, nonché vicepresidente del Consiglio, c'ha un problema con la settimana enigmistica, diciamo, con la cultura generale ha un problema. Se deve fare diciamo, le parole incrociate, non ne azzecca una. Che cosa dire? Matera, capoluogo di provincia della Basilicata. Ecco, se dovesse trovare questa definizione su un Bartezzaghi, caro Di Maio, scriva Basilicata, è una parola lunga, le risolve un bel pezzo del cruciverba. Questo potrebbe essere il suggerimento. Ma al di là di queste note di colore, passiamo a cose un pochino più serie. Io nel frattempo vi chiedo sempre di pigiare qui la freccetta, condividi. Fatelo subito se siete in diretta o fatelo anche dopo se state seguendo questo nostro incontro in differita durante la giornata. È comunque utile che condividiate. Però, diciamo, a parte gli elementi di colore, c'era qualcosa di cui volevo parlarvi un pochino più sostanziosa, perché di questo parlano oggi i giornali. Sapete che diciamo, lo strumento, l'arma di distrazione di massa di oggi è la chiusura domenicale dei negozi. Questa è una tecnica molto raffinata che ha il Movimento 5 Stelle. Quando sono nei guai, tirano fuori una patata bollente diversa. Adesso sono nei grandissimi guai per Ilva. Sapete che a Taranto ci sono delle grandissime contestazioni perché il Movimento 5 Stelle ha fatto esattamente il contrario di quello che ha promesso in campagna elettorale e quindi la difficoltà di giustificare una posizione, secondo me, correttissima, perché quello che è stato fatto su Ilva era esattamente quello che si doveva fare, però è il contrario di quello che hanno promesso, e quindi che cosa fanno? Nel momento in cui ci sono delle contestazioni, si parla d'altro, e quindi l'altro di cui parliamo oggi, di cui ci fanno parlare oggi, di cui i giornali oggi parlano, è questa vicenda delle chiusure dei domenicani dei negozi. Allora, secondo me, in questo caso Di Maio sta utilizzando quello che io, sapete già, chi mi segue lo conosce, chiamo il metodo Di Maio. Cosa fa Di Maio? Schiavo, diciamo, prigioniero della sua totale incompetenza, Di Maio normalmente si comporta, l'ho detto una volta in aula, c'è cioè questo video che trovate anche sul mio profilo Facebook. Di Maio segue per tutti i problemi che gli sembrano importanti un processo a tre fasi. La prima fase è quella dello schermo radar, cioè Di Maio si accorge che c'è un problema. Poi c'è la seconda fase, perché Di Maio, dopo che si accorge che c'è un problema, cosa fa? Dice: ma c'è una soluzione evidente, c'è una soluzione semplicissima, una soluzione ovvia che ci si chiede come mai nessuno abbia mai utilizzato in precedenza. È la seconda fase, che io chiamo quella della bacchetta magica. Cioè si trova un problema molto complicato e a Di Maio sullo schermo radar viene fuori questo problema e Di Maio tira fuori la bacchetta magica perché c'è la soluzione evidente, quella che diciamo sistema tutto e che per qualche motivo tutti i suoi predecessori di ogni colore politico non hanno individuato. Invece lui, che è un genio, naturalmente ha la bacchetta magica. La terza fase è quella che io chiamo del fungo atomico, dei danni collaterali, perché la ragione per la quale la bacchetta magica di Di Maio non è stata utilizzata in precedenza è perché quella soluzione, che a Di Maio sembra la più ovvia, la più semplice, è una soluzione sbagliata. Nel senso che Di Maio propone continuamente soluzioni semplicistiche a problemi estremamente complessi. E quindi quando fa così, lo fa per insipienza, naturalmente, per incapacità, perché non ha la capacità di approfondire i problemi e di verificarne e valutarne le numerosissime ramificazioni. Quindi l'abbiamo visto per esempio all'opera col decreto che loro hanno chiamato dignità e che noi chiamiamo disoccupazione. Cosa fa Di Maio? Dice: ma sullo schermo radar io vedo che ci sono troppi contratti a tempo determinato e quindi qual è la bacchetta magica? Irrigidiamo tutti i contratti a tempo determinato. Il danno collaterale, il fungo atomico, qual è? Che naturalmente le persone con contratto a tempo determinato non si vedono
rinnovare i contratti a tempo determinato che, essendo diventati più rigidi, non vengono più utilizzati dalle imprese. Quindi quei lavoratori che lui voleva tutelare si trovano senza lavoro e quindi invece di essere tutelati restano disoccupati e quindi, anziché aumentare le tutele, le diminuisce. Proprio perché non capisce Di Maio quali sono le complicazioni, le ramificazioni, le conseguenze di queste soluzioni semplicistiche. E adesso tira fuori la vicenda della chiusura dei negozi. Dice: i negozi stanno la domenica, i negozi aperti di domenica rovinano le nostre famiglie. Io già su questa cosa ho un problema molto 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 grosso, perché quando lo Stato si fa paternalista, cioè quando lo Stato utilizza degli elementi moraleggianti, un moralismo di bassissima lega, fondamentalmente per preoccuparsi degli affari nostri, cioè delle nostre famiglie, io con tutta sincerità, dovessi avere un problema in famiglia, se la mia famiglia dovesse sfasciarsi, dubito che si sfascerebbe perché sono aperti i negozi la domenica. Vuol dire che a casa abbiamo un problema di altro genere, ecco. E comunque della mia famiglia mi farebbe molto piacere che non si occupasse il ministro dello sviluppo economico. Cioè, vedo che la Chiesa, sta prendendo posizione a favore, appunto della chiusura domenicale dei negozi, però se lo fa la Chiesa, che, come dire, di mestiere fanno i pastori di anime, poi ciascuno di noi decide se aderire a quella confessione religiosa oppure no, però uno che fa il pastore di anime lo capisco, uno che fa il ministro dello sviluppo economico che si preoccupa della mia famiglia già mi fa un po' irritare. Preferirei che lo Stato e i ministeri restassero sulla soglia della porta di casa mia e in particolare di alcune stanze della mia casa, ecco, se posso dire anche tutto, quelle più private, ecco. Quindi questo è il punto, già l'analisi mi sembra sbagliata. Poi che cosa dice il nostro buon Di Maio? Che poiché i negozi sono aperti la domenica, quindi cosa fare? Chiudiamo i negozi la domenica. E ancora qui si vede esattamente lo stesso schema mentale, cioè c'è un problema e il problema si risolve con la soluzione più drastica, quella più semplice, quella che semplicemente eradica il problema, fa sparire il problema dallo schermo radar di Di Maio. Ora, il problema qual è? Il problema è che la nostra società si è molto modificata e se noi, come è giusto che sia, perché su questo condivido, vogliamo tutelare il lavoro domenicale, noi dobbiamo agire sul lavoro domenicale, ma non possiamo pensare di farlo sparire. Dobbiamo rendere il lavoro domenicale più tutelato, meglio disciplinato, più pagato e fare in modo che al lavoro in genere, e a quello domenicale in particolare, non si tolga la dignità. Ma togliere il lavoro per intero è completamente un nonsenso. Ora si fanno già dei numeri, appunto, le organizzazioni del commercio parlano di 400.000 posti di lavoro in meno, per esempio. Ma io ne faccio proprio come dire, guardo non soltanto a quello. Certamente c'è un problema economico perché ormai si sa, dicono appunto le organizzazioni del commercio, che la domenica è il secondo giorno in cui si vende di più dopo il sabato, quindi c'è sicuramente un tema non solo di posti di lavoro, ma anche di minore introito, quindi di minore ricchezza che produciamo per il paese. Naturalmente non dobbiamo poi perdere d'occhio che questa soluzione probabilmente andrebbe a fortificare ancora di più il commercio online. E quindi a indebolire ulteriormente il commercio al dettaglio, perché probabilmente davanti al negozio chiuso, chi dovesse voler fare acquisti perché magari durante la settimana non può, probabilmente si rivolgerebbe a questi grandi siti di commercio online che certamente non farebbero bene al commercio. Però ripeto, il problema vero secondo me è che il Movimento 5 Stelle ha in mente. E così la Lega, diciamo questo governo, questa maggioranza, hanno in mente fondamentalmente la logica del ritorno indietro, cioè vogliono convincerci che si stava meglio quando si stava peggio, cioè c'è la glorificazione dell'Italia del mulino bianco, dell'Italia rurale, dell'Italia piccola che stava appunto nel secolo scorso e quindi usciamo dall'euro, torniamo alla lira, il paese non deve essere un paese industrializzato, chiudiamo le fabbriche, torniamo in campagna. Allora, io voglio dire questo. Io personalmente, ma penso di poter parlare a nome del partito,
Rispetto a questo atteggiamento moralisteggiante e che dice quanto stavamo meglio quando stavamo peggio, sono completamente in disaccordo. Io penso che oggi, con tutte le difficoltà, si stia meglio di quando ci svegliavamo alle 3 di mattina per spingere l'aratro coi buoi, o quando andavamo in bagno in mezzo alle campagne, o quando non c'era l'aria condizionata, non c'erano gli antibiotici e l'aspettativa di vita era di 40 anni. Penso che il progresso sia importante e che dobbiamo sempre essere favorevoli al progresso, poi il progresso va gestito. E quindi, se la nostra società si è modificata e se il nostro commercio ha preso un altro tipo di impostazione, noi siamo destinati a perdere la battaglia, a perdere la scommessa se pensiamo di mettere indietro la macchina del tempo. Quello che dobbiamo fare è tutelare le persone che si trovano coinvolte in questi cambiamenti. E quindi si guardi a quelli che sono i contratti collettivi, quelle che sono le normative. Chi lavora di domenica abbia naturalmente il riposo settimanale assicurato, ma sia pagato di più effettivamente, perché sappiamo che oggi spesso chi lavora a tempo indeterminato e lavora di domenica non ha poi un pagamento particolarmente più alto. Allora a quel punto dice: se io devo lavorare di domenica o di martedì e allo stesso prezzo preferisco lavorare di martedì. Allora si agisca su questo, però non si pensi di dire: allora togliamo il lavoro della domenica, così poi la gente non ha più il lavoro, perché questa è un'idea idiota, ed è un'idea idiota e anche sbagliata dal punto di vista proprio dell'impostazione. Noi dobbiamo governare il presente, dobbiamo aiutare il paese, questo nostro paese, a stare nel presente e nel futuro in modo efficace, tutelando la dignità delle persone, la dignità del lavoro. Ma non dobbiamo eliminare il lavoro quando il lavoro presenta delle sfide o presenta de delle problematiche, perché questa è la linea del ministro del lavoro Di Maio. Diciamoci la verità, alla fine l'errore proprio ideologico io penso che sia assolutamente questo. E allora lavoriamo, c'è una proposta del PD, secondo me molto intelligente, che tra l'altro fissa anche un numero di chiusure che devono esserci, perché poi alla fine io, se i negozi sono chiusi a Natale, mi sembra anche che vada bene, tra l'altro è una cosa che succede in tutta Europa, però poi non mi sta più bene quando per Di Maio non è un problema se il cameriere della pizzeria lavora di domenica e nessuno di noi dubita che la domenica le pizzerie debbano stare aperte e quindi debbano i camerieri naturalmente portare le pizze ai clienti al tavolo, e questa cosa invece, ripeto, perché c'è una sorta di ipocrisia moralista che non si possa pensare che il commesso del negozio delle scarpe non possa fare quello che normalmente e senza problemi ci sembra che debba fare il commesso della pizzeria. Quindi guardiamo alla società con un occhio laico, guardiamo al futuro senza paura e senza instillare nelle persone una paura del futuro. La logica, ripeto, dell'Italia rurale, che fa il paio con l'Italia chiusa in se stessa, l'Italia che ha paura delle frontiere, che alza muri, che vuole tornare a una moneta che non contava niente, che si svalutava e perdeva valore continuamente. Questa Italia, questa logica di come stavamo meglio quando stavamo peggio, io penso che sia una delle cose che il Partito Democratico deve fare, e deve farla senza paura, perché, ripeto, noi non dobbiamo neanche cadere nel ricatto per cui, se uno dice che i negozi possono stare aperti la domenica, siamo contro i lavoratori. Questo non è affatto vero, è una, diciamo, rappresentazione macchiettistica. Le cose vanno spiegate, vanno dette bene, e quindi bisogna, ripeto, difendere il lavoro, difendere i posti di lavoro e garantire la dignità e la qualità di quei posti di lavoro. Ma stare con chi, per risolvere i problemi, uccide, diciamo, butta via il bambino con l'acqua sporca, io penso che sia una cosa completamente illogica. Mi fermo qui, ho anche superato di qualche minuto i 15 minuti che mi do normalmente di limite massimo. Come ho detto, purtroppo domani siamo in aula durante il pomeriggio, dalle 11 di mattina, non sappiamo quando finiamo, quindi non sono in grado di dirvi quando ci vedremo. Spero di riuscire a trovare pochi minuti, magari in un salottino della camera, per poter fare comunque la diretta e raccontarvi quello che sta succedendo in aula. Nel frattempo vi ringrazio moltissimo di essere stati con me quest'oggi e vi ricordo che alle ore 21, oggi a Milano, alla Darsena, in Darsena, alla Festa dell'Unità, ci sarà Matteo Renzi, ci sarò anch'io, quindi se ci siete non abbiate esitazioni, venite a salutarmi, ci vediamo, ci conosciamo personalmente, ci stringiamo la mano. A presto e a domani, spero, altrimenti al peggio, a dopodomani. Ciao!